sono quelli che è giusto che siano, sanno proprio nulla di quello che dico io. Va bene. Sentite, cosa volete che facciamo? Volete partire con le domande o comincio a parlare io? Si può, sì. No, con domande non interrogo, eh? Vogliamo partire con le domande? Proviamo. Ancora niente del Nuovo Testamento? No. Io troppo serio. Possiamo registrare, tra l'altro? Sì, 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 sì. Questa qui è troppo semplice. No. Tra l'altro approfitto della presenza di chi registra per leggere quella mail che mi è stata consegnata prima di una conferenza, qualche mese fa, nell'autunno, e dove un padre domenicano parla di me. E alla fine dice nell'ultima riga e mezza: non restano che due ipotesi. Chi si comporta in questo modo e fa da trappola approfittando dell'ignoranza della gente, o è una persona orgogliosa che invece di fare cultura diffonde ignoranza e vuole affermare se stessa schiavizzando le persone, oppure è un ignorante. Allora io scelgo la seconda, scelgo per me la definizione di essere un ignorante, che almeno così sono costretto a studiare. E perché l'altra mi viene un po' difficile pensare che schiavizzo la gente viste le cose che dico. Direi che semmai la prima frase mi ricorda 2000 anni di comportamento di una istituzione che dice: approfittando dell'ignoranza della gente diffonde ignoranza e vuole affermare se stessa schiavizzando le persone. Semmai, anche perché io sono convinto che difficilmente nella vostra vita vi siete sentiti dire tante volte leggete la Bibbia quante volte io lo dico in una conferenza. Adesso viene voglia di leggerla perché... Esattamente, perché quindi è proprio leggendo la Bibbia che si capisce. Difatti io ultimamente, anzi da un po' di mesi, porto le Bibbie che abbiamo in casa. Questa qui è una Bibbia che era legata a Famiglia Cristiana, anche perché leggendola attentamente si capisce già tutto benissimo, senza problemi. Allora facciamo così, però due notizie su che cosa è la Bibbia, tanto per capire che in effetti, insomma, con la Bibbia possiamo soltanto fare finta. Possiamo soltanto fare finta. Magari vi dico alcune cosette nuove, poi vediamo alcuni approfondimenti di cose del quale magari avevo già parlato, però vediamo qualche curiosità in più. Intanto, appunto, voi quando volete partite con le domande. Dicevo, noi abbiamo una delle Bibbie possibili, no? Che è la Bibbia che hanno scritto i Masoreti. I Masoreti, sapete, sono, poi dico sapete perché sapete già tutto, sono quei teologi, diciamo teologi e filologi ebrei che tra il VI e il IX secolo d.C. hanno cercato di mettere un punto fermo alla Bibbia. No, nel senso che tutti quelli che l'avevano in mano ne facevano ciò che volevano, cioè la cambiavano continuamente. Allora ad un certo punto si è sentito il bisogno di dire adesso basta. Per la verità è un adesso basta che non è che abbia funzionato tantissimo, perché c'è almeno una parte dell'esegesi ebraica che ancora in questo momento la sta cambiando, cioè nel senso che cambia le vocali, e quindi cambiando le vocali cambia il significato delle parole. Tanto per capirci sulle vocali, così almeno le lingue semitiche sono scritte soltanto con le consonanti. Per esempio qui c'è scritto Tevel, che è una radice. La lingua ebraica è fatta più o meno da 500 radici di 3 consonanti l'una. Poi ce ne sono da 2, da 4, ma insomma sostanzialmente sono da 3 consonanti. Quindi finché rimane così, rimane in attesa di significato. Se io ci metto una E ebraica, non esistono le vocali, esistono soltanto puntini e lineette, così diventa Tevel e significa terra, mondo, universo. Se io ci metto un'altra E, cioè aggiungo un puntino qui, un puntino qui, si legge sempre Tevel, però invece di significare terra, mondo, universo, significa rapporto sessuale di una donna con un animale.
Oppure rapporto sessuale tra suocero e nuora. Ok? Così, così è terra-universo. Così è il rapporto sessuale di donna con animale. Nella Bibbia, eh? Nella Bibbia. Quindi sono esempi, esempi concreti. Sia nel caso di suocero-nuora, sia nel caso di donna con animale, chi viene beccato deve essere ammazzato sul posto. Quindi questo è il lavoro che hanno fatto i Masoreti. Quindi mettendo i suoni vocalici hanno di fatto messo dentro il significato nella Bibbia. Hanno messo dentro uno dei significati possibili, no? Perché dicevo prima, poi magari vediamo qualche esempio, una parte dell'esegesi ebraica in questo momento dice: ah, ma se lì invece di vocalizzare così si vocalizza cos'ha, vabbè, ovviamente cambia completamente il significato. E la cosa è possibile, nel senso che siccome la Bibbia è un libro scritto da uomini e nessuno al mondo sa come fosse vocalizzata in origine, nessuno al mondo lo sa e nessuno al mondo lo saprà mai, è chiaro che è tutto lecito. È altrettanto chiaro che io quando mi occupo di Bibbia e faccio le traduzioni, le facevo appunto per la traduzione di San Paolo e poi per conto mio, io non mi sogno di toccare nemmeno un puntino, perché se io tocco un puntino mi massacrano, ovviamente, perché dicono che io poi mi cambio i significati a modo mio. Loro lo possono fare, io no, e non lo voglio neanche fare. Non lo voglio neanche fare perché siccome mi è stato detto che questa qui dei Masoreti è la Bibbia vera, cioè quella ispirata da Dio, allora io lavoro su quella e cercando di capire almeno cosa c'è scritto in quella Bibbia lì. Visto che oltretutto su questa Bibbia qui poi ci sono, come dire, le chiavi di lettura, le chiavi interpretative. Allora, tanto per capirci, non c'è una riga, così cambiamo un po', non c'è una riga una dell'Antico Testamento che abbia un autore certo. Non ce n'è una. Quando io nei miei libri cito delle fonti, diciamo, quelli che non mi amano tanto cosa fanno? Pigliano quelle fonti e cercano di distruggerle, no? Dicendo, allora, se distruggiamo le fonti, quindi le screditiamo, ovviamente screditiamo le fonti che cita Biglino, quindi screditiamo i contenuti di quelle fonti. Allora, la Bibbia è un libro che non ha fonti, nel senso che non sappiamo chi l'ha scritta, neppure una riga. Allora, se per caso fosse vera e valida quella regola lì che cercano di applicare a me, allora quegli stessi signori dovrebbero prendere la Bibbia e buttarla nel cestino, perché non ha fonti. Si dice che, so, facciamo l'esempio, il libro di Isaia, bene, cioè l'ha scritto il profeta Isaia. Se noi seguiamo gli studi sul libro di Isaia, vediamo che è un libro che è stato scritto nel corso di molti secoli. Tant'è che gli studiosi accademici, cioè quelli veri, filologi, teologi, dicono che c'è Isaia. Poi c'è, e lo chiamano con un titolo altisonante, il Deutero Isaia, che vuol dire il secondo Isaia, che ha scritto due secoli dopo. Allora invece di dire Deutero Isaia, tanto per far passare o far credere che fosse Isaia, dovrebbero dire il non sappiamo chi, supponendo che il primo fosse Isaia veramente, per il secondo dovrebbero dire il non sappiamo chi, due secoli dopo ha scritto determinate cose. Un secolo e mezzo dopo, di nuovo i filologi, i teologi, eccetera, che ovviamente non vogliono dire non sappiamo, dicono che ha scritto il trito Isaia, cioè il terzo Isaia. Ciò vuol dire che in quattro secoli, più o meno, secondo i teologi, ci sono stati tre Isaia che hanno scritto quel libro. Allora, se noi anche facciamo finta di credere che il primo sia stato scritto da Isaia, di sicuro le altre due parti non sono state scritte da Isaia. Anche se loro dicono il Deutero Isaia, perché così chi lo sente, no, non si pone neanche il problema e vive questa idea di continuità, che è falsa. Perché come minimo sono tre autori, ma come minimo. Perché se noi prendiamo il libro di Isaia dei Masoreti, questi qui, e prendiamo il libro di Isaia dei codici di Qumran, cioè quindi i rotoli del Mar Morto, ci sono da 250 a 300 varianti.
Allora vorrebbe dire, supponiamo pure che il primo Isaia fosse quello lì. Quale dei due ha scritto? Non lo sappiamo. Supponendo che fosse quello lì. Ma qui stiamo facendo finta, essendo molto, molto, molto buoni. Perché? Perché una cosa che è certa, e questa non la dico io, ma la dicono gli ebraisti ebrei, tipo il professor Alexander Röffe della Università Ebraica di Gerusalemme, sono 40 anni che insegna lì, scrive, si sa che ogni testo biblico tramandato a mano o sotto dettatura non è mai uguale. Quindi vuol dire che quei due testi di Isaia, uno dei Masoreti e uno di Qumran, che già sono diversi tra di loro, di sicuro non sono uguali al codice originario, perché quelle sono coppie di coppie di coppie. E siccome ogni volta che lo riscrivevano lo cambiavano, siamo certi che non è uguale all'originale, che tanto non sappiamo qual è. Questa è la realtà del testo biblico. E su questa realtà ovviamente poi si costruiscono le verità. Perché la cosa curiosa è che, allora, non sappiamo chi l'ha scritta. Non sappiamo quando è stata scritta, perché non lo sappiamo. Non sappiamo come fosse scritta in originale, visto che noi possediamo coppie di coppie di coppie, e i biblisti ebrei ci dicono che ogni coppia cambiava dalle altre. Noi non sappiamo queste cose, ma ci viene detto con assoluta certezza che questi che non sappiamo chi fossero sono stati ispirati da Dio. Ci vuole un po' di coraggio per fare un'affermazione del genere. Bisogna, come dice giustamente la mail, approfittare dell'ignoranza della gente. Per dire che quelli che non sappiamo che l'hanno scritta sono stati ispirati da Dio. Bisogna approfittare dell'ignoranza della gente, ma non sono io, perché io vi sto spiegando com'è nata la Bibbia. Non solo. Dicono pure, con assoluta certezza, e qui introducono le interpretazioni allegoriche, metaforiche, eccetera, che quando in molti passi, quando quegli autori che non sappiamo chi sono, che non sappiamo quando hanno scritto, che non sappiamo come hanno scritto, quando dicevano una cosa in realtà ne volevano dire un'altra. Cioè, e si introduce l'allegoria e la metafora. Ce ne vuole di coraggio. Bisogna approfittare dell'ignoranza della gente. Perché se noi sappiamo com'è costruita la Bibbia, quella roba lì non ce la raccontano più. Da un po' di volte io dico alla settima fetta anch'io mi accorgo che è polenta. Cioè, cosa vuol dire? Che tu mi dai del cibo e mi racconti che quel cibo lì è frutto di una ricetta elaborata, antica, segreta, che è in mano di, conosciuta da pochi chef, che la sanno preparare, che a loro volta la insegnano a pochi. Vabbè, io mangio la prima fetta, ci credo, poi mangio la seconda, ci credo, eh? Poi quando arrivo alla terza, alla quarta, alla quinta, comincio a avere dei sospetti, alla settima dico no, è polenta. Cioè, raccontami quello che vuoi. Io alla prima fetta non ci sto più. Sono arrivato alla settima, è polenta. Attenzione, tenendo presente che, cioè, faccio questa similitudine, non per disprezzare la Bibbia, perché la studio da un sacco di anni, altrimenti mi sarei già annoiato e l'avrei. Perché a me piace la polenta. Però se mi dai polenta, mi dici che è polenta. Perché se poi io mi accorgo che non è polenta, allora le cose non vanno tanto bene. Io sono arrivato alla settima fetta. Purtroppo, quando appunto io parlo, racconto le cose, mi accorgo, tra quelli che non mi amano tanto, che continuano a darmi spiegazione da prima fetta. Ma le spiegazioni da prima